Terza vittoria consecutiva in casa per l'Arezzo che dopo Siena e tutto cuoio supera di misura anche il proprio Piacenza. Ancora una volta però è stato necessario l'inserimento dalla panchina di Erpen per portare a casa i tre punti. Pea aveva infatti imbrigliato l'Arezzo e la gara si avviava sullo 0-0. Primo tempo avaro di emozioni, contraddistinto solamente dai guizzi di Bazzoffi e Polidori. Nella ripresa clamorose le occasioni capitate a Polidori e Moscardelli per l'Arezzo e a Marra per il proprio Piacenza. In tutti e tre i casi lanciati in porta e tutti e tre poco precisi. Poi all'80esimo rilancio di Benassi, Erpen va verso l'aria, ruba palla e a tu per tu segna il gol partita con un tocco morbido. Ma qui saranno sempre delle faticacce, l'importante è che si sia pronti a sopportare la fatica per poi dopo andare a raccogliere quanto hai seminato durante la settimana. Mi rompe le scatole, visto che alla vigilia della gara avevo detto che mi rompeva le scatole aver subito sempre gol finora. Oggi mi rompe le scatole aver concesso una palla gol nitida su una palla lunga con una superiorità numerica, e questo è il più grosso appunto che posso fare ai ragazzi. Per il resto hanno avuto pazienza, potevamo fare un giro palla un pochettino più veloce, però loro hanno sacrificato tantissimo i loro attaccanti, addirittura venivano a lavorare sempre a schermo sui nostri centrocampisti centrali. Così diventa complicato nella prima frazione, proprio nella prima parte del primo tempo, con gli esterni alti siamo rimasti sempre piatti sulla loro linea dei 5, non siamo mai venuti a lavorare in zone intermedie per poter tirar fuori anche il terzo difensore centrale, dove poi dopo magari poter andare ad attaccare la profondità, e questo un pochettino ci ha penalizzato. Poi dopo, se andiamo a vedere, io le valutazioni spesso le faccio fra occasioni da gol concesse e occasioni da gol create. Sulla legittimità della vittoria, ragazzi, credo ci sia poco da dire. Poi, su come è venuta, sugli episodi, sulla qualità di quello che si poteva fare, magari lì allora vi divertirete e potrà essere anche motivo di discussione. Però sulla legittimità della vittoria non credo che ci sia niente da dire.